Buon pomeriggio a tutti dal palazzetto di Saramana, ben trovati, ben ritornati sui canali di Diretta Sport. Siamo qui in diretta per raccontarvi la partita, la 22esima giornata di Serie B Calcio 5, Girone A. Ad affrontarsi ci sono Cecchi Ciacchi, maglia blu, e Videoton in maglia bianco-rosso. Attenzione alla ripartenza del Videoton sulla corsa sinistra con questa conclusione, Murata, poi ancora il vantaggio. Il vantaggio del Videoton quando sono passati neanche due minuti con la palla dentro Gaspare Pagano. Cambia quindi il punteggio al palazzetto 0-1, ha segnato il Videoton. A buon gioco il Videoton. Rimessa già battuta dalla squadra lombarda, attenzione a questo lancio per il raddoppio del Videoton Crema, doccia gelata, ha segnato Michael Maietti al quinto minuto. La rincorsa è sicuramente adeguata alla conclusione, ma staremo a vedere. Quello del Videoton va detto che comunque fino a questo momento è un colpaccio incredibile. Prova Setti, il mancino, la palla che passa, il Cecchi Ciacchi riduce le distanze quando mancano 4 alla fine del primo tempo. Pallone che si è insaccato sotto le gambe dell'estremo difensore avversario, per cui quando, ribadisco, mancano 4 alla fine del primo, Setti riduce le distanze e si scalda, per cui rimessa dalla destra a favore del Cecchi Ciacchi, già battuta, Paladino, pallone per Baccargio sulla corsa di sinistra, riparte ancora da Paladino che potrebbe andare a servire Setti, lo fa in questo momento, Setti che prova di vincolarsi dell'avversario, rischia grosso, arriva il 3-1, clamoroso errore di Setti, arriva il 3-1 del Videoton Crema con la doppietta personale di Michael Maietti. E attenzione al pallone, dentro la rete, riduce ulteriormente le distanze il Cecchi Ciacchi con Paladino, e a questo punto i 7 minuti che restano infiammeranno ancora di più, come potete sentire attraverso il ritorno, si scatena il palazzetto di Saramanna. Senti che prova di vincolarsi dell'avversario, poi la mette dentro, attenzione, il pareggio del Cecchi Ciacchi quando mancano quasi 6 minuti, ancora da capire chi è stato l'autore del gol, Paladino, doppietta personale per lui, tutto da rifare per il Videoton. 33 secondi al termine, oggi attenzione, la prova da fuori, Pagano, brivido per Puzzulu. Puzzulu che poi la riparte, il vantaggio del Cecchi Ciacchi con Marvic, il tripudio al palazzetto di Saramanna, il 4-3 a 2 secondi e 58 dalla fine. Incredibile quello che stiamo commentando. Puzzulu che continua a esultare, è finita! Il Cecchi Ciacchi ha battuto col punteggio di 4-3 il Videoton Crema nella